e la frutta e la verdura, ed era un po' il passaggio che c'era una volta quando da Cavre appunto arrivavano le merci su questo montile, su questo porto, e da lì poi tutte le varie tradizioni con la nascita di questo punto di preghiera molto importante a cui sono molto devoti, soprattutto in Porto Corrente, della Madonna della Pescheria. Allora, le imbarcazioni che stanno arrivando sono delle mascarette, sono imbarcazioni che sono utilizzate dall'associazione Voga Concordiese di Concordia per le gare. La Batea è una barca non, diciamo così, ufficiale, per cui per le gare, anche se si chiama ancora Gara delle Batee, sono i ragazzi della Voga Concordiese. I primi due, la vascheretta di colore rosso, è portata da Davide e Federico, due giovani comandori, Davide Corazzo e Federico Milanese, che hanno avuto l'onore di iniziare questo bel corteo. I colori delle mascherette sono legati alle contrade di Concordia e Sagittaria, la rossa e la contrada San Giusto. La seconda mascheretta, colore viola, la contrada Cavanella di Concordia, portata anch'essa da due giovani innovatori, addirittura in questo caso abbiamo anche una ragazza, se non ricordo, non vedo male, Marta, che è a poppa di questa mascheretta, cioè nella parte dietro. Sono imbarcazioni utilizzate da due vogatori che vogano con lo stile cosiddetto alla veneta. Può essere anche portata anche da un solo vogatore. Madonna della Pescheria, dunque, che anche quest'anno, nonostante qualche piccola restrizione, ha unito le comunità, soprattutto